Ciao a tutti, bentornati sul canale amogliitaliani.l'amministratore delegato di Mediaset frena Alfonso Signorini e la sua edizione del Grande Fratello. Cosa sta succedendo? L'ingresso di Pier Silvio Berlusconi nei vertici di Mediaset ha segnato l'inizio di un periodo di trasformazione e rinnovamento dei contenuti televisivi proposti. Dopo la morte del padre, avvenuta il 13 giugno 2024, Berlusconi Jr. ha ufficializzato in conferenza stampa la sua volontà di modificare alcuni settori dell'emittente creata dal padre, con l'obiettivo principale di eliminare tutto il trash e i personaggi di basso rilievo culturale. Fin dagli esordi con Silvio Berlusconi, Mediaset si è sempre posizionata come televisione incentrata su un intrattenimento basato su un approccio sensazionalistico, un modo di fare spettacolo inedito in Italia e nettamente in contrasto con quello più istituzionale della rete ammiraglia Rai. Con Pier Silvio Berlusconi sono state introdotte molte novità nel palinsesto di Mediaset, tra cui quella che ha fatto più discutere quest'estate. È stato il passaggio a Rete 4 della giornalista Bianca Berlinguer. Direttrice del TG3 fino al 2016 e conduttrice del talk show Carta Bianca, il 5 settembre Berlinguer ha cominciato a condurre il programma di approfondimento politico e sempre Carta Bianca, in prima serata su Rete 4 in onda tutti i martedì sera. In seguito, Pier Silvio Berlusconi ha preso la decisione di sostituire anche Barbara D'Urso, altro volto Mediaset molto amato, con la giornalista Mirta Merlino chiamata per la conduzione di Pomeriggio 5. Cambiamenti importanti in Mediaset, che sembrano non essere destinati a fermarsi. Berlusconi contro Signorini, il GF a rischio. Tra i programmi più seguiti di Mediaset, il Grande Fratello si posiziona come una delle trasmissioni con più record di ascolti e interazioni da parte del pubblico. Andato in onda per la prima volta il 14 settembre 2000, il reality show ha subito negli anni molti cambiamenti e ha visto diversi volti interessati della conduzione. Le edizioni più recenti del GF sono state presentate da Alfonso Signorini, personaggio noto dal pubblico, legato principalmente al mondo della moda e ospite in qualità di opinionista dei salotti televisivi. L'amministrato delegato di Mediaset ha recentemente comunicato che l'edizione di settembre del reality show verrà sostituita dalla Talpa, format molto noto tra il pubblico, trasmesso originariamente su Rai 2. Per i fan del programma condotto da Signorini, si tratta di una notizia molto sofferta, ma perfettamente in linea con gli obiettivi di rinnovamento e pulizia di Pier Silvio Berlusconi, il quale non sembra cedere di fronte al suo intento.